bene, adesso appena 10 minuti, soltanto per dirvi dove siete capitati, eh? Giusto per avere un'idea del luogo, della geografia del luogo. Allora, come diceva Sara prima, questi sono i laboratori nazionali Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quindi parliamo prima dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che gerarchicamente è superiore. Che cos'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare? È un ente pubblico di ricerca, quindi finanziato dallo Stato, finanziato con le nostre tasse, poco, ma finanziato con le nostre tasse, che fa attività di ricerca nella fisica fondamentale. In particolare quel settore di fisica fondamentale che è riconducibile all'antica fisica nucleare, quindi la fisica delle particelle elementari, la cosiddetta astrofisica particellare, che è lo studio dell'universo nelle prime fasi, nelle fasi immediatamente successive al Big Bang. E per fare questo tipo di fisica è costretta anche a sviluppare una ricerca in campo tecnologico, in particolare ricerca nel campo della fisica degli acceleratori, per esempio anche ricerca nel campo dell'informatica, come vi farò vedere una trasparenza un po' più in là. Per fare fisica delle particelle elementari, diciamo, l'uso del calcolatore è imprescindibile. Quindi accanto a fisici veri e propri vengono assunti anche ingegneri informatici e periti informatici. Niente del liceo linguistico, insomma. Va bene? Ok. Questo è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'origine dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sono questi signori, cioè la scuola di Via Panisperna. Questa è Fermi, questa è Rasetti. Questo è Amaldi, che è stato, diciamo, il primo presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Subito dopo, diciamo, Amaldi è stata la figura centrale nella fisica italiana perché ha ricostruito la fisica dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre tutti gli altri erano in qualche modo scappati, tra virgolette. Fermi era finito a Chicago subito dopo aver preso il Nobel, e Rasetti era finito in Canada, ad esempio. Segre era finito in Inghilterra. Pontecorvo era scappato in Russia, quindi va bene, rimase solo Amaldi. Majorana era scomparso sul traghetto, e quindi, diciamo, tutta la scuola di Via Panisperna è rimasto solo il povero Amaldi, che però ha svolto questo ruolo fondamentale perché si è assunto il compito di rilanciare la fisica italiana subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'INFN nasce sotto la spinta di Amaldi nel 51, in quel caso ci sono solo in quegli anni ci sono solo 4 sezioni universitarie, o vedete nei più importanti, probabilmente a quei tempi, le più importanti facoltà di fisica d'Italia, e nel 1957 viene fondato questo laboratorio, quindi 60 anni fa. Attualmente questa è la distribuzione di tutte le sezioni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quindi siamo partiti da 4, adesso vedete che ci sono 4 laboratori nazionali, Frascati, il Sud, il Gran Sasso e Legnaro. C'è l'interferometro, questa è una forma di laboratorio nazionale, chiamiamolo, è il laboratorio Virgo per la rivelazione di onde gravitazionali. E poi ci sono tutte le sezioni nelle più importanti facoltà di fisica del paese. Addirittura a Roma abbiamo addirittura 3 sezioni INFN, perché abbiamo la Sapienza, Tor Vergata e Roma 3. Va bene? Ora, non lavoriamo soltanto in Italia, ma il grosso dell'attività dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per esempio, è al CERN. Il CERN, se volete, è il laboratorio nazionale più importante dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, perché è quello che costa di più. Si tratta di una collaborazione europea dove l'Italia versa un certo numero di miliardi di euro l'anno per partecipare. Questi sono esempi di esperimenti al CERN. Al CERN, non so se sapete, probabilmente l'avete sentito dai giornali, è una macchina di 27 chilometri, un acceleratore con circonferenza 27 chilometri, sottoterra, dove ci sono 4 esperimenti importanti, fondamentali: Alice, LHCb, Atlas e CMS. Atlas e CMS hanno trovato quello che è il bosone di Higgs qualche anno fa, che è un pezzo fondamentale di quello che si chiama il modello standard delle particelle elementari, cioè è la particella con cui è stato chiuso tutto il modello teorico delle particelle elementari.
E per questo risultato poi è stato dato ovviamente il premio Nobel ai due inventori della particella, diciamo, coloro che per la prima volta hanno ipotizzato l'esistenza di questa particella. La struttura dell'NFN è questa qui, ci sono alcuni numeri, comunque giusto per dirvi che ci sono ricercatori, quindi gente che è tipicamente laureata in fisica, ci sono tecnologi, gente che è tipicamente laureata in ingegneria, ingegneria informatica, ingegneria meccanica, energia, ingegneria elettronica, ingegneria aerospaziale. Anche se poi quelli che sono laureati in ingegneria aerospaziale vengono in qualche modo, diciamo, sottoutilizzati, ma non è la parola giusta, riconvertiti come ingegneri meccanici di altissimo livello. Va bene? E queste sono le attività più importanti. La fisica subnucleare, quella delle particelle elementari, quella la fisica tipica del CERN, la fisica astroparticellare, quindi, come vi dicevo, esperimenti che tendono a sondare, a studiare l'universo negli istanti successivi alla nascita, al Big Bang, la fisica nucleare classica, quindi quella che studia il nucleo dell'atomo, la fisica teorica, che studia tutte queste cose, ma dal punto di vista di teorico, mentre quelle altre, se volete, a quelle altre contribuiscono più che altro il lavoro dei fisici sperimentali, di chi fa esperimenti, insomma. E poi c'è questo canale di ricerche tecnologiche interdisciplinari che è di supporto a queste attività sperimentali. Va bene, non vi dico molto sul personale, vi interessa poco. Questa è l'attività che svolgiamo qui, Essenzialmente avendo a disposizione questo posto, Frascati è famoso nel mondo per gli acceleratori, come vi dirò fra breve. Quindi è evidente che accanto a sviluppare rivelatori per gli acceleratori, in particolare quello che sta funzionando adesso che si chiama Daphne, poi ci sono attività nel campo della fisica teorica, attività nel campo di quello che si chiama luce di sincrotrone, che è un sottoprodotto di ogni acceleratore di particelle. Ogni carica elettrica, una volta che viene accelerata, emette radiazione elettromagnetica. Questa radiazione ha particolari caratteristiche, si chiama radiazione di luce di sincrotrone. E viene per esempio utilizzata molto per lo studio della fisica della materia condensata, dei materiali, per la ricerca biomedica e cose del genere. E ovviamente c'è un grosso impatto, cioè un discreto numero di persone che si interessa di computer e reti, che sono di supporto, ad esempio, alla realizzazione di questi esperimenti. Ora, giusto per capire, esistono due classi di acceleratori, gli acceleratori lineari e gli acceleratori circolari. Negli acceleratori lineari, questo è uno schema molto, diciamo, un cartone animato, avete una sorgente di elettroni, l'analogo di una lampadina di elettroni, diciamo così. Poi c'è una serie di campi magnetici e campi elettrici che hanno scopo di campi elettrici di accelerare gli elettroni, campi magnetici di fare in modo che questo fascio di elettroni venga in qualche modo strizzato, reso delle giuste dimensioni. Quando questo fascio di particelle cariche è stato, diciamo così, costruito secondo i nostri voleri, sia nell'energia sia nella distribuzione spaziale, viene inviato su una targhetta. Quello che si fa è che nell'interazione fra questo fascio e gli atomi, i nuclei di questa targhetta, vengono prodotte nuove particelle e uno deve soltanto andare a rivelare. In questo caso il rivelatore è posto immediatamente dietro al bersaglio. Nell'acceleratore circolare la politica è completamente diversa. Tipicamente quello che si hanno due fasci con carica elettrica opposta che girano nello stesso campo magnetico e quindi girano in verso contrario. In questo caso, quando i due fasci si incontrano, il rivelatore, le particelle che vengono prodotte in tutte le direzioni, quindi il rivelatore deve essere necessariamente un rivelatore che copre tutte le possibili direzioni. Sono due tecniche alternative, non è che una sostituisce completamente l'altra e viceversa. Però, per esempio, questa qui è stata inventata a Frascati da questo signore. Questo è Bruno Tuschek. E è alla base, diciamo, anche dell'acceleratore del CERN. Quindi questo signore ha inventato il modellino di la macchina che ha inventato si chiamava ADA, ne avete visto probabilmente il modellino di legno qui nell'atrio. È una macchinetta da tavolo. E
questa poi, diciamo, la stessa idea viene poi riapplicata sul più grande acceleratore che l'uomo abbia mai costruito, che quindi invece è 27 km di circonferenza. Quindi, diciamo, questa è la particolarità di Frascati, avere inventato per la prima volta questo particolare modo di realizzare l'interazione fra particelle facendo scontrare particelle di carica opposta che viaggiano in direzione opposta. Va bene? Ora, da quando gli acceleratori sono stati inventati, questa è una curva dove qui è riportata l'energia dell'acceleratore e qui il numero, l'anno di ingresso in attività dell'acceleratore. Capite che una volta che siete partiti dal, facciamo il caso degli acceleratori circolari, dall'oggettino che sta sul tavolo, il passaggio successivo è aumentare sempre di più l'energia, fino ad arrivare ad LHC che sta qui intorno e che attualmente è quello di energia più alta possibile. Però insomma LHC è entrato in funzione intorno al 2007 e è tuttora in funzione. Però gli acceleratori non servono solo per fare fisica delle particelle elementari. In realtà in questa diagramma torta quello che vedete è che la maggior quantità di acceleratori nel mondo è dedicata per esempio all'impiantazione ionica delle superfici, per esempio a realizzare i circuiti integrati. Nei circuiti integrati avete del silicio che viene drogato con particolari materiali, arsenico o litio, e in quel caso quello che succede è che dovete impiantare questi materiali sul silicio. Questo si fa con gli acceleratori. Poi, per esempio, ce n'è una grossa frazione che è dedicata alla radioterapia, quindi alla cura delle malattie. A Padova c'è il CNAO, che è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, dove un acceleratore particolare di ioni carbonio viene utilizzato per curare i tumori. Cioè il paziente viene bombardato da questo fascio di particelle. Come vedete, quello che è dedicato alla ricerca nel campo della fisica nucleare e subnucleare è questa piccolissima fettina. Quindi siamo marginali rispetto a questa cosa. Del resto, per fare fisica nucleare o fisica di particelle elementari avete bisogno di una macchina di 27 km di circonferenza. Al CNAO stiamo sull'ordine dei decine di metri di circonferenza. Va bene. Questa è ADA, quella vera. Nell'atrio vedete soltanto il modellino in legno. E è stata inventata da Bruno Tuschek. Questa fu realizzata nel 1961. Poi, quando questa essenzialmente è stato un prototipo, cioè con la realizzazione di questa macchina si è capito che era possibile fare questo tipo di acceleratore, cioè fare in modo che i due fasci, una volta messi dentro la macchina, poi si scontrassero. La cosa complicata è farli scontrare, cioè farli arrivare nello stesso punto. Poi negli anni successivi è stato fatto adone, con energia molto più grande, vedete la macchina, questa era 100 metri di circonferenza, e poi successivamente, rimanendo nello stesso edificio, è stata fatta Daphne, che è una macchina molto più complicata. Vedete, mentre qui è praticamente tutto libero, questa è la macchina, la circonferenza della macchina. E qui in realtà non riuscite a vedere la macchina perché questo è tutto un sistema di raffreddamento. Tutti i magneti della macchina vanno a un valore tale che devono essere raffreddati, molto più di quanto era successo nel caso di Adone. Però abbiamo anche acceleratori lineari, questo è Spark, che è stato fatto nel 2009. E che anche questo è orientato a fare un certo tipo di studi connessi più alla biologia e alla fisica della materia condensata. Va bene. Ora, questo schema qua è una sorta di schema fondamentale di un esperimento di fisica di particelle elementari. Però, insomma, è anche una TAC. Non so se avete mai fatto una TAC. La TAC fa esattamente la stessa cosa. Anzi, chi ha inventato la TAC è un fisico di particelle elementari che poi ha preso il premio Nobel di medicina, ovviamente. Essenzialmente è questa. Quando voi avete una particella con una certa energia E che attraversa un materiale sensibile, un rivelatore, questa particella lascia all'interno del rivelatore una frazione della sua energia. Come la lascia? Interagendo con atomi, con gli atomi del materiale, li eccita. Poi questi atomi rivanno nel loro stato fondamentale e quindi emettono della radiazione elettromagnetica. Quindi la particella in qualche modo
converte l'energia, la propria energia, in radiazione elettromagnetica. Questo genera una sorta, quello che si chiama un segnale analogico, questo è un oscilloscopio e questo è l'andamento nel tempo, che riproduce l'andamento del tempo di questo segnale elettrico. Perché noi non siamo sensibili all'energia della particella, l'unica cosa a cui noi siamo sensibili sono i segnali elettromagnetici. Quindi è evidente che questa funziona in qualche modo come una sorta di trasduzione fra l'energia di una particella e un segnale elettromagnetico. Così come nei vecchi giradischi, il movimento della puntina che seguiva le asperità del disco veniva poi tradotto in un segnale elettrico che poi veniva alle casse, la quale poi casse ritrasducevano questo segnale elettrico in un segnale acustico che fosse sensibile a noi. Però si era partito da, se volete, un'oscillazione di una puntina che è trasferita in un segnale elettrico, il quale poi fa muovere i woofer delle casse e quelli, muovendo l'aria, genera il segnale acustico. Questa catena qua è quella di trasduzione. Si prende un segnale di una certa natura a cui uno non è sensibile e lo trasforma in qualcosa a cui invece è sensibile. Una volta che il segnale è formato, c'è dell'elettronica che in qualche modo lo lavora, sia nel cambiargli le caratteristiche, per esempio farlo di ampiezza più grande, renderlo più veloce o renderlo più lento, ma soprattutto fa la cosa più importante, che trasforma questo segnale analogico in un segnale digitale. E il segnale digitale viene poi convertito e inviato, viene inviato al computer. Questa è la catena di rivelazione. Quindi capite immediatamente che il fisico si ferma qua, se volete. Poi qui c'è un ingegnere elettronico, e qui c'è un informatico. Bene? Questa è, diciamo, la suddivisione di competenze all'interno di un esperimento di fisica delle particelle. Ora, anticamente, quando Rutherford fece il primo esperimento per scoprire che all'interno dell'atomo c'era il nucleo, lui faceva un esperimento di particelle elementari come si fa adesso. Lui inviava particelle alfa su nuclei di oro e andava a vedere queste particelle che venivano diffuse nello spazio. A quei tempi, per vedere questa cosa, venivano assunti dei laureandi che dentro una camera buia guardavano le scintillazioni che queste particelle emettevano quando colpivano una particolare sostanza, che era solfuro di zinco. Ora, lì il numero di particelle prodotte era talmente basso che probabilmente con una decina di studenti ce la facevi. Per fare l'esempio, a Chloe, la camera, quella che si chiama la camera a fili centrale, c'ha 130.000 fili e ciascuno emette un segnale. Quindi avresti bisogno di 130.000 persone che stanno lì a guardare. Soprattutto questi segnali mediamente arrivano ogni 2 nanosecondi. Quindi capite che è un'operazione che non è possibile fare umanamente. E ecco perché uno ha bisogno di un computer. Il computer è soltanto l'oggetto che fa per te questo lavoro stupido di contare tantissime cose ad altissima velocità. Va bene? Però questo necessita che poi alla fine uno ha bisogno degli informatici, purtroppo. Si deve rinunciare a questa piacevolezza e avere a che fare con gente che parla un linguaggio completamente privo di alcun senso e assolutamente incomprensibile più delle volte. Va bene. Questo era soltanto, diciamo, per farvi capire che facciamo qui dentro. Adesso invece partiamo con la lezione vera e propria. Voi purtroppo è capitata la cosa più difficile rispetto alle altre lezioni, e cioè la meccanica quantistica. Ora il titolo, non ho scelto il titolo meccanica quantistica perché sarebbe stato un po' presuntuoso, perché diciamo che non farò una trattazione completa di meccanica quantistica. Meccanica quantistica a fisica si studia a partire dal terzo anno, perché la matematica che coinvolge non è accessibile, non è quella che fanno al liceo scientifico, va bene? È un altro tipo di matematica, molto più evoluta. E purtroppo se uno vuole capire a fondo quello che sta succedendo, deve avere un controllo quasi completo di questo strumento. Allora io ho fatto qualcosa di completamente diverso, cioè qualcosa che non trovate sui libri, cioè per chi fa lo scientifico, sulla Maldi nel quinto anno. Faccio qualcosa che invece punta esclusivamente a lasciarvi il sapore della difficoltà
e soprattutto a farvi vedere quanto la meccanica quantistica sia strana, cioè quanto le predizioni della meccanica quantistica portano necessariamente a ripensare il concetto di realtà. Adesso piano piano ci arriveremo. Ora, se non capirete niente, non vi preoccupate perché non siamo soli. Questo è il più grande fisico del secolo scorso, Feynman, il quale dice che lui si sentiva tranquillo nell'affermare che nessuno comprende la meccanica quantistica. Bene? Quindi se uscirete da qui non avendo capito nulla, sappiate che anche noi non ci stiamo capendo nulla. Va bene? Però la usiamo. Malgrado che sia così filosoficamente difficile da agganciare, da acchiappare, la meccanica quantistica è la teoria matematica di maggior successo mai sviluppata dall'uomo. L'esempio che si fa sempre è quello che si chiama il momento magnetico anomalo del muone. Allora il muone è una sorta di elettrone pesante, pesa 200 di volte più dell'elettrone, però a tutti gli effetti è come l'elettrone dell'atomo. Ora, essendo diciamo una carica elettrica, questa carica elettrica in qualche modo si muove all'interno dell'elettrone o del muone, lui si comporta come se fosse un piccolo magnetino e quindi ha un momento magnetico. Poi in realtà si chiama anomalo perché la teoria prevederebbe un certo valore, quando uno lo va a misurare trova che è leggermente diverso. E questa è la predizione che fa per questa componente anomala la meccanica quantistica. Questo è il valore sperimentale. Quindi vedete che pur non avendo molto aggancio sull'interpretazione filosofica, e poi alla fine questa è una teoria, se uno non si preoccupa di questo aspetto, come fanno tutti i fisici delle particelle elementari, zitti e calcolate, poi alla fine avete un apparato matematico che è in grado di riprodurre il valore sperimentale con una precisione altissima. Vedete che l'errore sono circa 3 parti su 1 miliardo. Va bene? Soprattutto la meccanica quantistica è la cosa che ci consente di comprendere la materia, dai quark agli elementi chimici. La chimica essenzialmente è meccanica quantistica, è un'applicazione della meccanica quantistica. Anche l'evoluzione delle stelle è determinata dalla meccanica quantistica. Il laser, cioè questo oggetto che ho in mano, è un tipico processo fenomeno quantistico. Va bene? I superconduttori, i circuiti integrati. Tutti oggetti che hanno anche il vostro smartphone non funzionerebbe se non ci fosse una comprensione della meccanica quantistica. Quindi vedete che abbiamo questo aspetto paradossale. È di difficile interpretazione, di difficile traduzione nel linguaggio normale, nel linguaggio comune, adesso vi dirò perché. Però obiettivamente se uno non si preoccupa di questo piccolo dettaglio, in realtà è utilissima. Anzi, serve a spiegare praticamente tutto quello che ci circonda. Partiamo da illustrare questa cosa, parto da quello che è stato definito il più bello esperimento della fisica, nella storia della fisica. Questo è l'esperimento delle due fenditure. Grazie a questo esperimento Thomas Young nel 1802 dimostra definitivamente la natura ondulatoria della luce. Vi ricordo che a quei tempi Newton sosteneva che la luce fosse fatta di particelle, però c'era qualcun altro che sosteneva invece che era essenzialmente Huygens, che era fatta di onde, e si era in polemica su questi due aspetti. Tenete anche conto che l'autorità scientifica di Newton era tale per cui era difficile dire che Newton sbagliasse. Ora, grazie a un esperimento fatto da questo signore, si dimostra definitivamente che la luce è un andamento, è in realtà una natura ondulatoria. Non era, diciamo, scontato. In che consiste l'esperimento delle due fenditure? Lo facciamo adesso con degli oggetti che sono tipicamente particelle. Cioè immaginate che qui ci sia un cannone che spara proiettili. Ovviamente è una configurazione ideale. Questo è lo schermo su cui sono praticati due fori. Queste sarebbero le due fenditure. Qui in fondo c'è un altro schermo dove vengono raccolti i proiettili che oltrepassano questo schermo qua. Immaginate che ci siano una fila di sacchetti di sabbia. E quindi a secondo di dove va a finire il proiettile, insomma, ci avrete una distribuzione del punto di impatto del proiettile in questa direzione, su questo piano qua. Va bene?
ovviamente nel caso in cui il proiettile colpisce diciamo l'estremo, colpisce una parte interna dello schermo, parto sempre dall'ipotesi che il proiettile sia indistruttibile, lo schermo sia indistruttibile, tutta condizione ideale. Allora, la prima cosa che possiamo fare è chiudere una delle due fenditure, ad esempio la 2, e fare l'esperimento con soltanto la 1 aperta. Dopodiché questa è la distribuzione dei proiettili sullo schermo finale. Vedete? Essenzialmente il massimo della distribuzione è in corrispondenza della fenditura. Cioè è bassa la probabilità che questo proiettile vada a finire proprio molto distante dalla proiezione della fenditura sullo schermo. Se poi rifaccio lo stesso esperimento chiudendo la fenditura 1 e aprendo la 2, ottengo una distribuzione analoga, dove il massimo della distribuzione è in corrispondenza dell'asse della fenditura. E anche in questo caso c'è una bassa probabilità che il proiettile venga spizzato in modo tale da finire molto lontano. Bene. Quando li apro tutte e due, che ottengo come distribuzione? La somma delle due. Questo è abbastanza comprensibile come comportamento. I proiettili intendo degli oggetti che secondo me sono assolutamente particelle, pezzi di materia, non sono onde. In questo caso l'andamento, la distribuzione dei punti di impatto su questo schermo è esattamente la somma delle distribuzioni dei punti di impatto che ho ottenuto nei due esperimenti precedenti dove una sola fenditura era aperta e l'altra era chiusa. Che succede se rifaccio la stessa cosa con le onde? Anche onde d'acqua. Con le onde c'ho un fenomeno completamente diverso, c'ho un fenomeno che si chiama interferenza. Avete mai sentito parlare? Sì, no. Allora, che cosa succede in quel caso? È che se io faccio lo stesso e seguo la stessa procedura sperimentale, tengo una fenditura aperta e lascio l'altra chiusa e viceversa, ottengo queste due distribuzioni. Ora, il miracolo succede quando le apro tutte e due. Quando le apro tutte e due, essendo un fenomeno ondulatorio, c'è cioè il fenomeno dell'interferenza, cioè l'energia associata alla vibrazione dell'acqua. Qui immaginate che su questo schermo c'è una sorta di rosario, di boe, tutte tenute insieme. E quindi voi misurate l'intensità dell'onda misurando quanto si alza la boa rispetto al livello dell'acqua. Va bene? Quello che vedete è questo andamento qua. Addirittura vedete dei punti dove la boa rimane ferma, non ci arriva proprio onda, e dei punti dove l'oscillazione è molto intensa, molto ampia. Questo è il fenomeno di interferenza, cioè quello che succede è che l'andamento della distribuzione del sollevamento delle onde, in funzione di questa variabile, di questa coordinata qui, non è brutalmente, banalmente la somma delle due distribuzioni che ho ottenuto nei due casi precedenti, dove una sola fenditura era aperta. Che succede? C'è una fenditura, cioè c'è un'onda, scusate. L'onda è una funzione sinusoidale, un coseno, quindi voi ad esempio in questo punto dovete fare la somma del coseno associato a questa onda, che si prende una certa fase perché deve fare un cammino di una certa lunghezza, più il coseno associato a questa onda, che ha una fase un pochino più piccola, perché cammina di meno. Quindi quando andate a fare la somma dei due coseni, c'è la maledetta trigonometria che fa sì che ci sia questo fenomeno dell'interferenza. Ora, questa cosa la vediamo direttamente con un interferometro, ve la faccio vedere adesso. Quindi apprezzate questa cosa, questa sorta di alternanza di punti dove la boa non si è mossa e punti dove invece si è mossa molto. Ora, nell'interferometro, che cos'è un interferometro? Essenzialmente è un laser, come quello che ho in mano io, che viene, la cui luce viene inviata su uno specchio che è semi-argentato. Semi-argentato significa che il 50% della luce passa e il 50% della luce viene riflessa. Quindi avete metà del fascio che va in questa direzione, metà del fascio che va nella direzione perpendicolare. In fondo ci sono due specchi che invece sono perfettamente riflettenti, cioè tutta la luce che incide su essi viene rimandata indietro. Quindi quello che accade è che questi due fasci poi si ricombinano a questo specchio semiargentato e poi
quello che ne risulta dalla combinazione dei fasci viene visto da questo rivelatore. Questo è l'interferometro di Michels, che se ci abbiamo Elena, lo facciamo vedere? Ve lo faccio vedere, così se non ci credete, come San Tommaso vi convincete. Dobbiamo prima cambiare, ci pensano loro? Gliel'hai detto che cambiamo? Non succede nulla. Non è che questo? Non è quello. Te l'ho fatto vedere io. Inquadrami l'interferometro. Direi che non è che si vede moltissimo però, eh? La luce? Spegniamo le luci? Spegniamo un attimo le luci, eh? Si vede? Bene, così si vede benissimo. Eh? Così? Lo so, io capisco che tu c'hai bisogno della luce sulla telecamera, però loro non vedono. Va bene, l'interferometro è questo. Questo qui. Mettilo a fuoco. È a fuoco? Mica tanto. Sì, sì, poi la rifacciamo, non ti preoccupare. Punta lì. Eccolo qui. Si vede? Eccolo, sì. Allora, questo è quello che vede l'interferometro, cioè quel rivelatore che vede la ricombinazione dei due fasci che sono stati prima divisi. Adesso, allora, se io metto il dito, magari si allarghi, non so se si vede, magari forse vieni più vicino, non lo so. Comunque, dove c'è il dito? Si vede il dito? Sì, però non si vede quello che sto indicando. Sì, eccolo, si vede. Questo è il beam splitter, cioè lo specchio semiriflettente. Quindi c'è il laser, specchio semiriflettente, che è questo qui, 50% viene inviato in questa direzione, 50% lo attraversa viene inviato in questa altra direzione. Questi sono i due specchi finali, questo qui e questo qui, che riflettono il 100% della luce. Va bene? E rinviano i due fasci di nuovo al beam splitter. E su questo schermo viene raccolta la ricombinazione dei due fasci. Vedete che c'ha questa struttura con gli anelli? Innanzitutto gli anelli si muovono anche perché mi muovo io, eh? Cioè l'oggetto è delicato, eh? E quindi quella figura in qualche modo sembra respirare. Che è? Questa è esattamente la figura di interferenza, cioè un'alternanza di zone scure e zone chiare. Le zone chiare è dove c'è andata tanta luce, le zone scure è dove non c'è arrivata luce, esattamente quello che vedevamo prima con l'acqua. Va bene? Poi se io regolo finemente, in questo modo toccando questo coso sto in qualche modo regolando l'inclinazione degli specchi e leggermente anche la distanza reciproca, quello che accade è che questa figura assume una forma diversa, vedete che c'ha una parte molto intensa al centro, se io aziono, piano piano quella parte sparisce e in realtà al centro comincia a essere molto meno intensa. Comunque la figura, diciamo, la riesco a regolare. Vedete, in questo caso al centro c'è il buio, cioè non c'è arrivata luce. Va bene? Quindi anche la forma spaziale della figura viene riorganizzata regolando opportunamente la distanza degli specchi e l'inclinazione degli specchi. Va bene? Ok. Non è che si veda benissimo, però.
la ricordavo meglio, ma ricordavo. La luce era questa? O devo riaccendere qualcosa adesso? Va bene. Adesso ripassiamo. Che devo rifare? Computer. Ecco qua. Questa cosa non riesce mai, quindi è un miracolo. Va bene. Quindi va bene, questa è la dimostrazione che la luce è un'onda. Contrariamente a quello che diceva Newton, la luce è un'onda. Ora chiedete, ma Newton era stupido? No, Newton non era affatto stupido. Il problema è che lui diceva, se la luce fosse fatta di onde, io mi dovrei vedere i bordi delle cose tremolare. Perché essenzialmente quello che succede, immaginate che voi avete una barca ferma al porto e producete, mettete in moto l'acqua, diciamo così, provocate una vibrazione dell'acqua. Quello che accade è che questa onda si propaga, quando arriva alla barca si ferma sulla barca, ma in qualche modo c'è l'ombra al di là della barca. Ora il problema è giusto, era assolutamente corretto come ragionamento. Lui dice, dal momento che gli oggetti hanno un contorno netto, significa che la luce non è un'onda. Lui trascurava soltanto il fatto che la lunghezza d'onda di quella luce è talmente piccola che tu non avverti questa cosa. Quindi ti sembra che il contorno sia netto. Però, che ne so, se ma questa luce verde qua, questa sono qualcosa come 500 nanometri. 500 per 10 alla meno 9 metri. Quindi capite, mezzo micron. Quindi voi non avete l'occhio che è in grado di apprezzare lo sfocamento dei contorni di mezzo micro. Quindi lui da quel punto di vista dice, ah, no, è fatto da particelle. Poi vedremo che alla fine non c'era completamente torto, va bene? Adesso rifacciamo lo stesso esperimento con un oggetto che io penso essere assolutamente particellaro, perché è un elettrone, una particella. Voi prendete qualsiasi libro e vi dice, l'Amaldi vi dice che l'elettrone è un punto di materia concentrato con certe proprietà. Rifaccio lo stesso esperimento e qual è il miracolo? Che quando vado ad aprire le stesse due fenditure, ho la distribuzione degli elettroni sullo schermo finale, anche quella uguale a quella delle onde d'acqua. Quindi anche in questo caso ho l'interferenza. E questo è un miracolo, perché io mi aspetterei la forma del... mi aspetterei questa distribuzione, quella dei proiettili. L'elettrone è una particella. E invece no, ho esattamente quella delle onde. Il che mi porta a dire che l'elettrone è un'onda, cioè anche gli elettroni fanno interferenza. E questo è assolutamente stupefacente, anche perché va interpretato poi. Anche qui rifacciamo la stessa cosa. Vi faccio vedere che è vero. Anzi, ve lo faccio vedere con l'esperimento... Aspetta un attimino. Come possiamo interpretare questo fatto che gli elettroni sembrano che fanno interferenza come fanno le onde? La prima idea c'era che è una sorta di teoria della divisione, cioè gli elettroni si dividono. L'interferenza da che nasce? Perché nasce dal fatto che avete due sorgenti. Partite da una sorgente, però questo sistema qua è un modo intelligente per avere due sorgenti che vanno assolutamente in fase e con la stessa frequenza nelle onde. Questa non è un'operazione facile, l'interferenza avviene soltanto se le frequenze sono identiche e le due sorgenti sono coerentemente in fase. Se avete due sorgenti che anche hanno una piccola differenza di frequenza, non fanno l'interferenza, fanno un'altra cosa che si chiama battimento. Ora, il modo semplice per fare due sorgenti assolutamente identiche è fare questo, prenderne una sola e spezzarla in due in qualche modo. Ecco perché c'è le due fenditure. Allora, l'idea era, dice, ma che ne so, gli elettroni quando arrivano alle due fenditure si dividono a metà. E ciascuna di queste metà attraversa un foro, perché ho bisogno di avere due oggetti che possono fare interferenza. E non è vero, cioè gli elettroni arrivano interi sullo schermo e lo si vede inviando un elettrone alla volta. Soprattutto se si dividesse a metà, le due metà avrebbero metà della carica elettrica. Mezza carica elettrica da una parte e mezza... Non nessuno ha mai visto metà della carica elettrica dell'elettrone. Bene, sperimentalmente. L'altra idea è che c'è la teoria dell'ingorgo, cioè ci sono moltissimi elettroni in gioco, gli elettroni che attraversano una fenditura collidono con quelli che attraversano l'altra e quindi in qualche modo
si crea questa figura di interferenza. Anche in questo caso non è vero. La figura di interferenza permane anche con un solo elettrone nell'apparato. Questo esperimento è stato fatto, rifatto abbastanza recentemente, in un modo assolutamente complicato, perché gli elettroni, poi vedremo che sono onde che hanno lunghezze d'onda talmente piccole che non potete prendere un pezzo di una lastra di materiale e fare due buchi col trapano. In realtà vi dovete inventare un sistema molto più complicato, che è essenzialmente questo, un campo elettrico con una bobina, con un solenoide e un campo magnetico. E l'immagine che si ottiene è esattamente questa. Qui immaginate che c'è una vecchia emulsione fotografica. L'elettrone quando sta lì eccita il nitrato d'argento dell'emulsione e quello emette un piccolo flash. Quindi quello che voi vedete, la traccia dell'elettrone, è questo flash di luce quando l'elettrone ha colpito l'emulsione fotografica. Questo è dopo 20 millisecondi, dopo 10 secondi, dopo 60 secondi, dopo 120 secondi. Vedete, si riproduce questa struttura di zone chiare e zone scure, tipiche dell'interferenza. E che adesso vi faccio vedere. È vero che glielo facciamo vedere? No, perché è quella che deve... Vaglielo a dire, va. Non è che è particolarmente interessante questo inquadratore. Però insomma, questo ci dà tempo di ragionare su questa cosa. Sto dicendo che degli oggetti che abbiamo sempre pensato essere particelle, pezzi di materia, mattoncini di materia, in realtà si comportano come onde, perché riproducono questa strana figura di alternanza di zone chiare e zone scure. Lì in quel caso era, che ne so, nell'acqua era la boa che si sollevava, no? Nel caso della luce, avete visto, c'è più luce su un anello, meno luce all'interno. Nel caso degli elettroni, quello che sta succedendo è che quello che voi vedete è che i flash sulla emulsione fotografica si distribuiscono secondo strisce. Quindi ci sono più regioni dell'emulsione dove ci arrivano molti elettroni e regioni dell'emulsione dove non ci arriva nessun elettrone, pochissimi. Adesso, se mi danno la possibilità, ve lo faccio rivedere. E questo è un atteggiamento e un comportamento assolutamente incomprensibile in linea di principio per un oggetto che ho sempre pensato essere un mattoncino di materia. Che dici, Elena? Ah, ci siamo. Questa è una cosa un po' complicata, essenzialmente l'elettrone fa diffrazione su un reticolo cristallino. Però, se Elena ce lo fa vedere, devo spegnere secondo te? Questo devi inquadrare. Magari se ti metti di qua è meglio. Questo è l'esperimento che vi ho detto prima di Tono Mura. Devi mettere meglio a fuoco. Eccolo, così. Adesso sto regolando soltanto in qualche modo la tensione con cui la velocità dell'elettrone. E regolo anche quanti elettroni sto inviando sullo schermo. Lo schermo è questa, diciamo, questa parte della sfera. Adesso se aumento, vedete, si parte da un piccolo flash lì, poi piano piano comincia a farsi l'anello. Vedete che avete un cerchio più scuro, una corona scusate, un cerchio più chiaro, una corona scura, ancora più chiara e ancora scura, e via via a seguire. La vedete? Adesso poi in realtà diventa talmente alta la velocità e la tensione dell'oggetto che si perde questa cosa. Però insomma, apprezzate il fatto che ci sta un'alternanza di zone ad intensità diversa, di illuminazione diversa. Questo è il tipico esempio del fatto che l'elettrone si comporta come un'onda. Va bene, abbiamo fatto. Che devo fare adesso? Per fargli tornare lo schermo? Sicuro, eh? Non è vero. Aspetta.
Sì. Va bene. Allora, la cosa importante è che l'elettrone viene emesso come particella dal cannone elettronico. Viaggia e si comporta come un'onda, perché fa interferenza, ma poi quando va a colpire l'emulsione, lui diventa ancora una particella, perché finisce in quel punto ben preciso. Bene, se non dovete immaginare che l'elettrone si diffonda per tutta l'emulsione. Però la cosa interessante, ovviamente questa cosa poi si rivede anche con i neutroni, la si rivede anche con gli atomi, e addirittura si vede col fullerene. Il fullerene sono 60 atomi di carbonio, quindi comincia a essere un oggetto abbastanza grosso. Però anche in questo caso, se uno rifà le due fenditure e ci manda c'ha un cannone di fullerene, non so come si faccia il cannone di fullerene, però insomma, tanti fullerene, rivede questa struttura qua. Ma qual è la cosa interessante qui dentro? È che l'apparato lì, io posso regolare la tensione in modo tale da avere un elettrone per volta dentro l'apparato. Perché la velocità degli elettroni è altissima lì, stiamo parlando di migliaia di chilometri al secondo. L'apparato è molto piccolo, e quindi io posso fare in modo che passi un elettrone, poi passi a un tempo molto grande rispetto al tempo che l'elettrone ha impiegato a attraversare l'apparato, e poi riparte il secondo. Quindi quello che succede è che lui sta passando, deve fare interferenza, ma l'interferenza da che nasceva? Nasceva dal fatto che io prendevo l'onda e la dividevo in due. Quindi lui è... Non, fatemi dire che non sto dividendo l'elettrone, perché sennò fare mezza carica e mezza carica. Però in realtà quello che sta succedendo è che lui passa per tutte e due le fenditure contemporaneamente. Questo è l'unico modo per interpretare questo risultato. Cioè, dovendo uscire da questa sala, noi o usciamo da una porta o usciamo dall'altra. L'elettrone esce contemporaneamente da tutte e due. Capite che questo è assolutamente paradossale come comportamento. Altro paradosso. Che succede se io adesso mi invento un meccanismo per osservare gli elettroni? Cioè, io adesso dico, va bene, questa cosa non mi convince. Tu mi stai dicendo che l'elettrone passa contemporaneamente per tutte e due le fenditure. Io adesso mi invento un apparato sperimentale che mi consente di stabilire per quale fenditura sono passato. Questo magari metto una sorgente di luce che passa radente allo schermo. Allora, ovviamente, e qui c'è un rivelatore di luce, quello che accade, quello che penso che debba accadere, è che se la sorgente di luce... se l'elettrone è passato per la slitta superiore, per la fenditura superiore, interagisce qui con la luce, questa luce viene deflessa e io la vedo in questo rivelatore. Se invece l'elettrone è passato per questa slitta inferiore, per la fenditura inferiore, succede la stessa cosa, però vedete che l'angolo di emissione della luce è più piccolo. Supponete che io sono in grado di stabilire qual è l'angolo con cui la luce viene emessa in questo urto con l'elettrone, e in base a quell'angolo calcolo, determino da quale fenditura sono passato. In realtà, se succede questo, se faccio questa operazione qua, ritorno alla figura dei proiettili, cioè l'elettrone ridiventa una particella. Questa è l'idea. Se io non faccio niente, se non osservo, lui si comporta come uno. Se io organizzo l'apparato in modo tale che l'apparato mi possa dare l'informazione per quale fenditura è passato l'elettrone, lui ridiventa una particella. Quindi questo è essenzialmente quello che ho detto a voce. Quello che succede è che, insomma, se io il mio apparato è in grado di stabilire per quale fenditura è passato l'elettrone, lui torna a comportarsi come un proiettile, quindi come un pezzetto di materia. Quindi capite che lui ha nelle corde i due comportamenti, è schizofrenico da questo punto di vista, può essere un'onda o può essere una particella. E se voi volete sapere perché sta facendo l'onda, si comporta da particella. Va bene? Ora, se spengo la luce in questo apparato, che succede? Ritorno all'interferenza. Cioè, se il mio apparato non è in grado di dirmi per quale fenditura sono passato, io ritorno necessariamente all'interferenza, cioè lui ritorna a comportarsi come un'onda. Quindi capite che quello che devo dire è che quando ho a che fare con elettroni, cioè con materia
atomica, diciamo così, di piccole dimensioni, quando vado nel profondo, no? Alle piccole dimensioni, devo completamente cambiare il mio linguaggio, perché io sono abituato a parlare di particelle e di onde a livello macroscopico. Ma quando vado a livello microscopico, probabilmente questi due comportamenti sono fusi in qualche modo in qualcosa di più complicato. In questo caso si parla di dualità onda-corpuscolo. Ora, di che onde si tratta? Perché se è un'onda devo poterla caratterizzare con delle grandezze fisiche tipiche delle onde, per esempio la lunghezza d'onda. Allora, nel 24 De Broglie, nella sua tesi di dottorato, questo 3 anni prima che poi ci fosse l'osservazione sperimentale dell'interferenza delle due fenditure con gli elettroni, avanza l'ipotesi che ogni particella si propaga a cavallo di un'onda pilota. Cioè l'elettrone è una sorta di particella che sta a cavallo di un'onda e quest'onda ha una lunghezza d'onda che è data dalla costante di Planck, che è una costante fondamentale, e l'impulso della particella, a quantità di moto, il prodotto della massa per la velocità, essenzialmente. Quindi vedete, questa è una formula che connette aspetti tipicamente di particella, l'impulso, la quantità di moto, ad aspetti tipicamente ondulatori, la lunghezza d'onda. Diciamo, è il tramite fra questi due comportamenti dell'elettrone. Ora, questa in realtà è una relazione matematica, ma in realtà non dice nulla. Non vi dice il meccanismo, cioè uno è sempre a caccia di un meccanismo, come fa lui a fare l'onda? In realtà questa idea che lui sia a cavallo di un'onda non funziona, è un modo per rappresentare la cosa, ma al solito è un altro tentativo di applicare un linguaggio classico su qualcosa che classico non è più, perché è diventata qualche altra cosa. Ora, se tutte le particelle sono onde, lo sono anch'io. Quindi se io adesso mi metto a fare la vasca, come si chiama, cioè qui, che tipicamente sono 5 km l'ora, e lo faccio con il mio peso 84 kg, faccio questa, la costante di Planck è questo numero tremendamente piccolo, 10 alla meno 6 e 6 in 10 alla meno 34 joule per secondo, quindi un'energia per un tempo, e faccio il calcolo della lunghezza d'onda e scopro che io ho una lunghezza d'onda di 5,7 in 10 alla meno 36 metri, che è una lunghezza d'onda infinitamente piccola, che non ha alcun senso, perché io sono un oggetto che è dell'ordine di un metro. Quindi la mia lunghezza d'onda è 36 ordini di grandezza più piccola della mia lunghezza tipica, che è dell'ordine del metro. Quindi capite che questa idea di applicarci un'onda dipende anche dalla scala del problema, dalla scala di dimensione del problema. Nel mio caso non c'ha senso dire che io sono un'onda, anche se sono fatto da oggetti che si comportano come onde, perché i miei elettroni tutto sommato si comportano come onde, va bene? Lo stesso andrebbe, se rifate questo conto con l'esempio dei proiettili, quindi 20 grammi che si muovono a 1000 km l'ora. Che succede se io invece prendo un elettrone che si muove dentro l'atomo di idrogeno? Perché in quel caso le dimensioni del sistema sono tipicamente dell'ordine dell'angstrom, quindi frazioni di micron. Allora, in quel caso questa è la massa dell'elettrone, questa è la velocità con cui l'elettrone si muove dentro l'atomo di idrogeno, 3000 km al secondo, questa è tipicamente la velocità. Uno arriva a fare il conto della lunghezza d'onda applicando la formula di De Broglie, questa qui, e quello che scopre è che invece la lunghezza d'onda che devo associare a questo elettrone è dello stesso ordine di grandezza del sistema, cioè dell'atomo. Allora, in qualche modo, se io l'elettrone lo costringo a stare in un sistema piccolo, lui in qualche modo si adegua a quella dimensione comportandosi da onda. Quindi in questo caso, quando poi io vado a studiare come è fatto l'atomo, non devo più fare il discorso di elettrone come particella, ma devo necessariamente pensare all'elettrone come un'onda. È proprio questa idea che poi porta a quello che si chiama il modello atomico di Bohr. Allora, all'inizio del Novecento, diciamo, quando è nata la meccanica quantistica, quello che era chiaro è che il modello planetario che aveva messo a punto Rutherford
nel 905, cioè l'atomo è fatto da un nucleo di cariche positive molto condenso, concentrato, e intorno ci girano gli elettroni. Una sorta di modello planetario, nel senso che aveva in testa qualcosa che assomigliava il nucleo, il Sole, e i pianeti che gli girano intorno. Ora, questo modello qua non funziona per un motivo molto semplice, perché quando, e questo è un risultato classico, quando prendete una carica elettrica e la accelerate, e muoversi lungo una circonferenza, anche se fate a velocità costante, c'è un'accelerazione, perché è l'accelerazione centripeta con cui tenete in moto la particella emette radiazioni elettromagnetiche. Quindi quando uno va a fare il conto, scopre che in questo modello qua l'elettrone in frazione di secondo precipita sul nucleo. Quindi quell'atomo, quel modello atomico, l'atomo non si terrebbe. C'erano anche due altre cose difficili da spiegare. Innanzitutto la costanza delle proprietà atomiche, cioè l'atomo di idrogeno che sta qui è lo stesso che probabilmente, sicuramente trovate sulla galassia di Andromeda. Non è che è diverso, anzi, proprio perché succede questo che è possibile fare fisica, perché se ogni atomo di idrogeno fosse completamente diverso dall'altro, capite che sarebbe impossibile studiare l'atomo di idrogeno. L'altra cosa che non si capiva era perché, diciamo, nella tabella di Mendeleev, appena si scavallava di una casella, cambiavano radicalmente le proprietà chimiche. No? Voi passate, che ne so, fate l'esempio, cioè, avete chiaro che cos'è la tabella di Mendeleev? No. Niente. Va bene. Diciamo, è la distribuzione degli elementi chimici e viene distribuita a secondo gruppi. Ecco, ah sì, mannaggia, la sappiamo questa. Io capisco che è chimica, chimica fa un po' schifo, ragazzi, lo dico sinceramente, però, però insomma è importante questa cosa. Però insomma, se vedete la tabella di Mendeleev, non so se ve lo ricordate, in fondo ci sono i gas nobili, cosiddetti nobili perché non si legano a nulla. Quindi se voi andate per esempio al gruppo dove il gas nobile è, non me lo ricordo, l'osseno, il neon, non lo so. L'elemento precedente è il fluoro, che invece ha una grandissima fame di elettroni, per cui tende a succhiarsi gli elettroni di tutti. Allora non si riusciva a capire perché quello accanto invece era così schizzinoso, tanto che non si legava con nessuno, e quest'altro invece era completamente affamato, no? Soltanto per aver scavallato una casella. Questa cosa non era chiarissima. Allora, come comincia a diventare chiara? Comincia a diventare chiara quando voi mettete in mezzo questa idea dell'elettrone come onda. E questo lo fa Bohr. Allora, se voi prendete la costante di Planck, questa costante qua, questa, come vi ho detto, è il prodotto di joule per secondo, è un'energia per un tempo. Adesso facciamo un esercizio che non vi fanno più fare a scuola. Però è l'esercizio fondamentale per un fisico, per chi vorrà fare fisica, ma anche per chi va a fare la spesa al supermercato, cioè capire le unità di misura. Allora, questa costante di Planck è il prodotto dell'energia per un tempo. L'energia ha queste unità di misura, è una massa per una lunghezza diviso il quadrato di un tempo. Pensate a un mezzo mv quadro, è chiara questa forma, energia cinetica, no? Un mezzo mv quadro, quindi è una massa per il quadrato di una velocità. Velocità è una lunghezza diviso un tempo, quindi c'è una massa per il quadrato di una lunghezza diviso un tempo al quadrato. Quindi devo fare questo prodotto qua, quindi le unità di misura sono la massa per il quadrato della lunghezza per un tempo alla meno 1. Vedete? Questo tempo alla meno 2 diventa tempo alla meno 1 perché è moltiplicato per un tempo. Questo qua me lo posso scrivere come una massa per una lunghezza per un tempo alla meno 1 moltiplicato per una lunghezza. Allora, questa quantità fisica qua è quella che si chiama l'impulso, cioè una massa per una velocità. Lunghezza diviso tempo è una velocità. Quindi c'ho il prodotto di un impulso per una distanza. Quando vedete il prodotto di un impulso per una distanza, sapete che c'è una quantità fisica che si chiama momento angolare. Momento angolare è quello che applicate per far girare le cose. Le unità di misura del momento angolare sono un impulso per una distanza. Allora, supponete di avere il modello planetario. Non è vero, però supponete soltanto idealmente, clamorosamente le cose tornano, anche con un modello sbagliato di principio. Questo c'è, pensate all'atomo di idrogeno, quindi questo è il protone, questo è l'elettrone che si muove su un'orbita circolare con una certa velocità, V.
va bene? Allora, il momento angolare associato a questo moto è il prodotto dell'impulso dell'elettrone per la distanza dal protone, che sarebbe il raggio di questa circonferenza. Allora, quello che dice Bohr è che questo prodotto qua non è arbitrario, ma può essere soltanto un multiplo intero di una certa quantità fondamentale che è la costante di Planck diviso 2π greco. È un'ipotesi. Poi vediamo dove ci porta. Questo è un numero naturale, quindi vale 0, 1, 2, in realtà vale 1, 2, 3, 4, 5 e via di seguito. Ora, se da questa formuletta facilmente ricavate qual è il valore di questa, del raggio di questa traiettoria, di questa orbita, che è associata a un numero naturale che avete scelto, che è 4. Quindi ci avrete, se scegliete n uguale a 1, ci avete r1, se scegliete n uguale a 2, r2 e via di seguito. Vi ricavate questo raggio qua, e vedete che c'ha questa forma qui. Poi vi ricordate di De Broglie. De Broglie vi dice che il rapporto fra la costante di Planck e l'impulso della particella è una lunghezza d'onda, è la lunghezza d'onda della particella. E quindi ci avete questo risultato, che questo è, vedete, h diviso m per v con n sarà questa lunghezza d'onda della particella. Quindi avete questo risultato qua che vi dice quant'è il raggio di questa orbita in termini di questa lunghezza d'onda. Dopodiché moltiplicate, riportate il 2π greco sopra e scoprite che la circonferenza di questo qui non è arbitraria, ma deve essere contenuta, la lunghezza d'onda associata all'elettrone deve essere contenuta un numero intero di volte nella lunghezza della circonferenza. Questa è una sorta di condizione di stazionarietà. Con questo semplice non è giusto, è soltanto per farvi capire, farvi avere l'odore della cosa. Nell'atomo ci sta questa condizione, la lunghezza d'onda dell'elettrone. Adesso sappiamo che l'elettrone è un'onda, ma che onda con che lunghezza d'onda? La sua lunghezza d'onda deve essere tale che la circonferenza ne contiene un numero intero. Ne può contenere una e ci avremo n uguale a 1, ne può contenere due e ci avremo n uguale a 2 e via di seguito. Quindi quello che succede è che in qualche modo l'elettrone non cade sul protone, che era il problema del modello di Rutherford, perché in qualche modo c'è questa condizione di stazionarietà. Questa è la stessa cosa che se voi prendete una corda, la agganciate a un estremo e poi cominciate a muoverla, no? Perché ci sia un'onda stazionaria sulla corda, la lunghezza d'onda dell'onda deve essere contenuta un numero intero di volte nella lunghezza della corda. Se non verificate questa condizione, non vedrete mai il profilo stazionario, cioè un'onda che appare ferma ma in realtà si sta muovendo, sta continuamente vibrando. Questa è l'onda stazionaria. La stessa cosa sta succedendo per l'elettrone. Quindi l'elettrone si sta in questa condizione di stazionarietà e non perde energia. Ecco perché non cade sull'elettrone, sul protone, e quindi l'atomo si tiene. Sono queste cose qui, no? Questo è il caso della corda, no? Questo, vedete, ovviamente è fatto con un motore, insomma. Va bene, questa è la corda, questo è il punto che lo tiene fisso. A secondo di come oscillate, fate oscillare la corda, vedete che avete mezza lunghezza d'onda, un'intera lunghezza d'onda, tre mezze lunghezze d'onda, due lunghezze d'onda e via di seguito. Il problema è che non avete un problema unidimensionale, avete un problema sferico su una superficie. Adesso ho complicato un po', questo è un problema tipicamente unidimensionale. Andiamo sul caso bidimensionale. Cioè rifate la stessa cosa su un tamburo. Adesso, a secondo di come percuotete il tamburo, qui ci avrete messo un opportuno materiale, l'orzo è la cosa migliore, il caffè no perché è troppo umido, però con l'orzo funziona, e vedete che si creano delle strane alternanze di materie, cioè le strisce nere è dove l'orzo non ci finisce. E lo stesso è qui. Questi sono quelli che si chiamano l'analogo degli orbitali atomici. A tutti gli effetti è lo stesso processo, no, non ci sta fisica atomica, però state creando onde, e l'elettrone è un'onda dentro l'atomo, va bene? Ora, se partite da questa idea qua, poi potete fare un conto molto semplice, che vi accelero, per non tediarvi molto, ma è abbastanza semplice. Perché se l'elettrone adesso sta qui, ci avrà una certa energia potenziale e una certa energia cinetica. La sua energia cinetica è facile, un mezzo m per il quadrato di questa velocità.
L'energia potenziale è l'energia coulombiana che tiene il protone insieme a, tenuto insieme a, all'elettrone. Quindi se adesso voi eguagliate queste due energie, che è la condizione se volete di equilibrio perché lui non ci cada, alla fine ricavate molto semplicemente che il raggio di questa orbita qui non è arbitrario, ma è sempre un numero intero, questa volta al quadrato, moltiplicato un raggio elementare che si chiama raggio di Bohr, che è 0,53 angstrom. Questa è una costante fondamentale dell'atomo, che caratterizza l'atomo di idrogeno. È dato a tutti gli effetti dalla massa dell'elettrone, la carica elettrica dell'elettrone, la costante di Coulomb e il quadrato della costante di Planck diviso 2π greco. Quindi tutte cose date da Dio, capito? Non è qualcosa di varia. Questo è, un numero fondamentale che deriva da come è fatto l'universo. Se l'elettrone fosse molto più pesante, l'atomo di idrogeno sarebbe molto più schiacciato, se fosse molto più leggero sarebbe molto più dilatato e via di seguito. È così. Non c'è molto da discutere. Però è interessante questo fatto che vada con il quadrato. Se adesso poi andate a calcolare l'energia, adesso sapete a quale l'orbita che raggio c'ha, però da questa orbita qua, da questo raggio qua, sapete anche la velocità in qualche modo, e vi potete calcolare l'energia cinetica, l'energia complessiva dell'elettrone, come differenza fra la sua energia cinetica, come differenza, come somma algebrica, l'energia cinetica e l'energia potenziale coulombiana. E scoprite che questa energia complessiva dell'elettrone non è un numero arbitrario, ma anche lei è quantizzata. Cioè dipende addirittura, vedete, a parte questa è la costante coulombiana, questo è il raggio di Bohr e abbiamo detto che è un numero che ci ha dato dal padre eterno. Questa è la carica elettrica dell'elettrone al quadrato, anche questa ce l'ha data il padre eterno. Questo numero qua è un numero intero, va bene? È l'inverso di un quadrato. Questo è un risultato incredibile perché sono finito qua? No, va bene. Pensavo, ecco, era quello che vedevano, lo rivediamo fra un po', era quello che vedevano gli spettroscopisti. Chi faceva gli spettri degli atomi si è accorto di questa cosa molto strana, che loro venivano emessi in luce con frequenze particolari, lo vediamo fra un po', che sembravano magicamente combinate come differenze di inversi di quadrati, di numeri interi. Questa cosa era incomprensibile per loro, la capisce Bohr in qualche modo. Comunque, diciamo, questo è il tratto essenziale. Vedete, partendo da un modello sbagliato, che però insomma coglie i lati essenziali, abbiamo scoperto che l'energia è quantizzata. Cioè, in meccanica quantistica, l'atomo non si dispone, non può avere tutti i possibili valori dell'energia, ma soltanto alcuni valori dell'energia sono possibili. E lo stesso, non si dispone a tutte le possibili distanze dal protone, ma soltanto a delle distanze che verificano questa condizione. Va bene. Ora, elettroni come onde, ma di che onde stiamo parlando? Perché nel caso dell'acqua, l'onda d'acqua è normale, abbiamo capito che cos'è. Sono atomi di H2O che si mettono, hanno un moto collettivo, tutti insieme si sollevano, vanno in una direzione, o tutti insieme vanno in una direzione contraria. Ma nel caso dell'elettrone, cos'è che oscilla? Nel caso del laser, questa luce qua, che cos'è la luce? La luce sono oscillazioni di campo elettrico e campo magnetico in direzione ortogonale che continuamente una aumenta, l'altra diminuisce e viceversa. Ogni oscillazione pompa l'altra e questo ha l'effetto di produrre un'onda che si muove stazionariamente. Ma nel caso dell'elettrone, che abbiamo sempre immaginato come una sferetta di materiale, che cos'è che sta oscillando? Cioè, in realtà questo è difficile da capire. Cioè, in realtà quello che oscilla è la probabilità. Se voi andate alla stazione Termini, avete una probabilità più alta che vi fregano il portafoglio. È quella l'onda. Cioè, se io vado a Roma, faccio la distribuzione di Roma, a parte che probabilmente a Roma è piatto, ti fregano il portafoglio dappertutto, però immaginate che ci siano dei posti, tipicamente quelli più affollati, avete più alta probabilità che fra tutta quella gente ci sia un ladro e quindi più alta la probabilità che vi freghino il portafoglio. La stessa cosa, l'elettrone è un'onda di probabilità, cioè lui è associato a una probabilità di stare da qualche parte piuttosto di non starci. Ci saranno dei punti dove più è probabile che ci sia e dei punti dove è meno probabile che ci sia. È questo che essenzialmente
è l'oscillazione, cioè il comportamento ondulatorio. Non è che lui è propriamente un'onda, è che lui si distribuisce nello spazio in modo tale da avere un andamento ondulatorio. La sua probabilità di trovarsi in una certa posizione è descrivibile come un'onda. Anzi, si parla di funzione d'onda o ampiezza di probabilità quantistica. Nel caso delle due fenditure, voi ci avete questa funzione d'onda di cui, facendone il quadrato, ottenete essenzialmente questa distribuzione. Quindi questa sarebbe la funzione d'onda dell'elettrone quando una sola fenditura è aperta. Poi se chiudete questa fenditura e aprite quell'altra, avrete un'altra funzione d'onda, il cui quadrato vi darà questa distribuzione qua. Quando le aprite tutte e due, in realtà avete un'altra funzione d'onda che è brutalmente e semplicemente la somma di queste due funzioni d'onda con una sola fenditura aperta, di cui però dovete fare il quadrato. E voi sapete che quando fate il quadrato degli oggetti avete anche un doppio prodotto. Allora, è quel doppio prodotto che fa l'interferenza poi. Perché questa qua dovete immaginare che qualcosa A per il coseno di qualche cosa, quest'altro è B per il coseno di qualche altra cosa. Quando andate a fare la somma avete il doppio prodotto dei due coseni. E quindi a secondo della fase dei coseni capite che quel doppio prodotto può essere positivo, nullo o negativo. E questo fa l'interferenza. In realtà questo non è un numero semplice, ma è un numero complesso. Sapete che cos'è un numero complesso? Questa scuola ve lo nascondono per bene, non ho mai capito perché. Vi costringono a fare la trigonometria, una cosa che non serve assolutamente a niente, serve solo ai geometri la trigonometria, piuttosto di farvi fare i numeri complessi, capito? Che è la cosa più importante che uno fa. Vabbè. Però insomma sono le assurdità. Va bene, quindi quello che accade è che, insomma, se un evento può avvenire secondo due alternative indipendenti fra di loro, le due fenditure, posso passare per una fenditura o per l'altra, allora quello che devo fare è avere una sorta di principio di sovrapposizione in cui devo prendere le funzioni d'onda delle due singole possibilità, sommarle e poi farne il quadrato. Ora, quando vado a fare il quadrato ho l'interferenza e questo non c'è niente da fare, è un risultato matematico. Quando è che posso eliminare l'interferenza? Elimino l'interferenza quando il mio apparato è in grado di sapere per quale delle due possibilità ho scelto. Allora in quel caso non c'ho più l'interferenza. Quindi fin tanto che il mio apparato non è in grado di dirmi se ho seguito la strada 1 o la strada 2, quando vado a fare la probabilità dell'evento, devo fare il modulo quadro e quindi mi becco il fenomeno di interferenza. Se invece il mio apparato è in grado di stabilire per quale fenditura è passato l'elettrone, allora arrivato a quel punto non devo fare brutalmente la somma di queste e fare il quadrato, ma devo sommare P1 più P2, cioè P1 modulo quadro più P2 modulo quadro, senza dover fare il doppio prodotto. Quindi non faccio il quadrato della somma, ma faccio la somma dei quadrati. Va bene? E questo mi toglie l'interferenza. Va bene? Come vedete, la probabilità è l'ingrediente essenziale. Questa si tratta di una limitazione di carattere di principio. Anche in fisica classica c'è la probabilità, no? Cioè, se volete sapere com'è il tempo domani, voi andate a vedere le previsioni del tempo, a parte che non ci prendono mai, però quelle sono fatte sulla base di un calcolo statistico. Lì dovete essere in grado di capire come si muovono masse d'aria gigantesche a temperature e pressioni diverse, è un problema di simulazione al computer. Però poi alla fine vi diranno che c'è una regola, che c'è una probabilità perché domani piova da una certa ora a una certa ora, tipicamente il 75%. Adesso le previsioni serie vi danno anche l'affidabilità, no? E col passare degli anni sono andati via via crescendo, adesso arrivano anche al 95% di affidabilità. Però lì qual è il problema? Il problema è facile, in realtà. Lì avete sempre da applicare la stessa formula, F uguale M per A, soltanto che dovete fare questa formula, dovete applicare a miliardi e miliardi e miliardi di particelle. Questa è la complicazione. Ecco perché poi alla fine applicate la statistica, perché non riuscite a trattare un sistema così complicato. L'unica cosa che potete dire è fare un ragionamento statistico sui grandi numeri.
e quindi avete la probabilità classica. Qui avete un elettrone, che è un oggetto che ha una massa, una carica elettrica, e più c'è quello che si chiama lo spin, che è una sorta di momento angolare intrinseco. Semplicissimo. Malgrado ciò, la probabilità è fondamentale. Qui è un oggetto, è una proprietà intrinseca dell'elettrone stesso, non è una probabilità che nasce dal comportamento collettivo di tanti oggetti insieme. C'è un solo oggetto, e malgrado questo c'è una probabilità. Non potrò mai dire dove è esattamente l'elettrone prima di misurarlo. Lo dico solo dopo che l'ho misurato. Per esempio, viene perso il concetto di traiettoria. Se lui può passare per tutte e due le fenditure, capite che definire il concetto di traiettoria di un elettrone è impossibile. Quindi il concetto di traiettoria, che era uno dei cardini della fisica classica, è completamente perso in meccanica quantistica. Adesso passiamo all'effetto fotoelettrico. Abbiamo visto che l'elettrone si comporta come un'onda. Adesso approcciamo a vedere come si comporta la luce invece. Allora, l'effetto fotoelettrico venne scoperto nel 902 da questo signore, il quale scoprì alcune cose fondamentali. L'effetto fotoelettrico è quello delle vecchie cellule fotoelettriche, cioè voi mandate la radiazione su un metallo e quello sputa elettroni, essenzialmente. Allora, le osservazioni sperimentali era che maggiore è l'intensità della luce, maggiore è il numero di elettroni, tutti con la stessa energia. Questa è una misura sperimentale. Maggiore è la frequenza della luce incidente e maggiore è l'energia degli elettroni. Queste dal punto di vista classico non erano spiegabili, queste proprietà. Per esempio, l'energia di un'onda elettromagnetica dipende dall'intensità, non dalla frequenza. Quindi era incomprensibile per loro cosa stava funzionando, come stava funzionando il processo. Questo viene risolto da Einstein nel 905, quando lui dice che l'energia del fascio di luce in realtà non è continua, ma è distribuita secondo dei quanti elementari, è discreta, la cui grandezza è il prodotto della costante di Planck per la frequenza della luce. Questa è l'idea che ha Einstein. Con questa idea lui risolve per esempio queste osservazioni, capisce per quale motivo c'è questo comportamento, perché adesso se la luce è fatta da tutti questi vagoncini discreti e ciascuno di questi vagoncini è assorbibile interamente dagli elettroni, quello che accade è che l'energia che degli elettroni emessi è data dall'energia del fotone meno un lavoro di estrazione, cioè quell'elettrone avrà un potenziale elettrico che lo tiene nell'atomo. Se tu gli mandi un'energia superiore a quel potenziale, la differenza diventa energia cinetica dell'elettrone. Quindi lui riesce a spiegare per quale motivo l'energia degli elettroni è sempre la stessa, perché tu gli stai mandando una radiazione con una lunghezza d'onda, quindi con una frequenza ben precisa, questo è il lavoro di estrazione, l'energia cinetica è sempre quella. E soprattutto maggiore è l'intensità luminosa, maggiore è il numero di quanti che gli stai mandando. Quindi è evidente che è maggiore il numero degli elettroni emessi con questa energia cinetica T. Quindi quelle due osservazioni che erano incomprensibili classicamente vengono spiegate con questa semplice idea, che consiste nell'aver introdotto adesso una quantizzazione nella luce. Quindi un aspetto tipicamente, puramente particellare viene messo invece in un fenomeno che è sempre stato pensato tipicamente ondulatorio. In realtà poi Einstein 10 anni dopo scopre pure che insomma la formula di De Broglie in realtà è sua, nel senso che nelle interazioni con la materia questi quanti oltre all'energia trasferiscono un impulso e questo impulso è dato dal rapporto fra la costante di Planck e la lunghezza d'onda. Se prendete a De Broglie è soltanto che lambda sta qui e pi sta qui sotto, quindi è sempre la stessa cosa. E quindi siamo arrivati alla conclusione che c'aveva ragione Newton, la luce è fatta di particelle e queste particelle si chiamano fotoni. In certe particolari condizioni la luce, che ho sempre pensato essere onda, in realtà si comporta da particella. Quindi l'elettrone, che ho sempre pensato essere una particella, si comporta in certe condizioni da onda. Viceversa, quello che ho sempre pensato essere onda si comporta da particella. Capite che i due concetti non esistono più. In realtà c'è una cosa molto più complicata, che si chiama campo quantistico, che a seconda delle condizioni è una moneta a due facce. O te ne fa vedere una o te ne fa vedere l'altra. Va bene, questa non ci interessa. Ora, se questo fotone
è quello che si scambia quando io eccito gli atomi. È quello che vedono gli spettroscopisti, loro danno energia all'atomo e ricevono indietro della radiazione, dei fotoni, della luce. Allora, se uno va a prendere la formula di Bohr, dei livelli energetici all'interno dell'atomo di idrogeno, vi ricordate che c'era questo inverso del quadrato di un numero intero, no? Quando io do energia all'atomo di idrogeno, l'elettrone che si trova a un livello N transisce a un livello superiore. Ci sta per un po' e poi torna indietro. Quando torna indietro emette un fotone. Questo fotone ha un'energia che è proprio pari al salto di energia che ha fatto l'elettrone. Quindi se io prendo la differenza di energia dei due livelli, che ha questa forma qua, e applico questa formula di Einstein, che mi dice che il fotone ha la frequenza del fotone è il rapporto dell'energia diviso la costante di Planck, io ottengo proprio questa frequenza del fotone in questa forma qui. Vedete che c'è questa magica combinazione di differenza dei inversi di quadrati di numeri interi, che era quello che vedevano gli spettroscopisti. Questi erano... chi faceva spettroscopia all'inizio del secolo vedeva proprio queste strane cose, che le frequenze non erano arbitrarie, ma sembravano essere sempre combinabili, le righe, le varie righe di luce emesse, c'erano frequenze che erano sempre questa, c'avevano sempre questa magica combinazione di inversi, differenze di inversi di quadrati di numeri interi. Questo è quello che si vede nelle stelle, per esempio. Questo è lo spettro di idrogeno che si vede per in una stella. Questa è in realtà una nebulosa. Vedete? Questa è una sorta di codice a barre, lo stesso che avete al supermercato. Quella come fa a sapere che avete preso l'olio? Perché passa il sensore, quello ha un'alternanza di zone chiare e zone scure, e in base a quella combinazione là, lui riconosce su un database che quello è l'olio. Io se vedo questa distribuzione di righe, so che è idrogeno. Questo è il fatto fondamentale, cioè la natura fortunatamente è digitale, non è analogica. Capite che se invece se questo spettro fosse un passaggio continuo dal viola al rosso, non ci capireste nulla. Fortunatamente ci avete questa impronta dell'idrogeno. Poi quello che può succedere è che se l'idrogeno si muove c'è l'effetto Doppler, quindi queste righe, che ne so, se lui si sta allontanando si arrossano. Quindi tutto lo spettro si sposta verso il rosso, se si sta avvicinando tutto lo spettro si sposta verso il blu, però la differenza fra di loro è fissa. Bene. Quindi questa è la firma dell'idrogeno, è questo che ti consente di fare fisica e astrofisica, perché l'idrogeno ha esattamente lo stesso spettro dappertutto e soprattutto è digitale, non è una distribuzione continua di luce, il che ti confonderebbe da questo punto di vista. Questi sono, vedete, tutti sono così, Questa è la lampada di casa che ha talmente tante righe di emissione che praticamente diventa continua. Però insomma, questo è il neon, questo è l'idrogeno, l'azoto, il mercurio, questo è il sole, vedete, queste sono righe di assorbimento. Il sole praticamente ha talmente tanta roba che mette su tutte le... però assorbe anche e quindi lo vedete come mancanza di luce, cioè quindi una riga nera, questa è la riga di assorbimento. Va bene, ritorniamo all'esperimento con cui osservavamo gli elettroni. Vi ricordo che l'apparato era una sorgente di luce, adesso sappiamo che una sorgente di luce sono particelle. Quindi quello che sto dicendo è che i fotoni, particelle, se le interagiscono con altre particelle, gli elettroni, e quindi quello che accade è che se l'elettrone è uscito dalla fenditura superiore, il fotone finale ha una certa diffusione, angolo di diffusione. Se invece è uscito dalla fenditura inferiore, ha un angolo di diffusione più basso. Va bene? Ora, per osservare un oggetto ci vuole almeno un fotone. Non posso fare a meno di tenere questa cosa. Ora, se io mando un fotone su un proiettile, è evidente che l'effetto è trascurabile. Però... diverso se lo mando su un elettrone. L'elettrone è molto piccolo, quindi risentirà del fatto che è urtato da un fotone. Ora, come posso ridurre tale effetto? Per esempio, uno potrebbe pensare che diminuisce l'intensità della sorgente di luce, ma non è così che si può fare, perché se io riduco l'intensità della sorgente di luce, riduco soltanto il numero dei fotoni.
Quello che devo fare è che devo ridurre l'impulso della particella, del fotone. Cioè devo fare il fotone di impulso via via più piccolo, di modo che poi quello che io cedo all'elettrone è via via una quantità di impulso via via più piccolo e quindi ne altero poco la traiettoria. Ora, se ridurre l'impulso significa che devo diminuire la frequenza del fotone oppure aumentare la lunghezza d'onda. Ora, quello che accade è che se io vado in questa operazione, aumenta quindi, ridurre l'impulso del fotone perché interferisca poco sull'elettrone, quindi ridurre l'impulso del fotone, aumentare la sua lunghezza d'onda, arriva un momento che la lunghezza d'onda del fotone diventa comparabile con la disseparazione fra le due fenditure. Continua a aumentare la lunghezza d'onda, ci sarà un momento in cui copre entrambe le fenditure. Arrivato a quel punto mi perdo l'informazione, cioè riottengo di nuovo questa cosa. Ecco spiegato il motivo. Cioè ritorno a vedere, perdo l'interferenza perché oramai la mia lunghezza d'onda è tale da aver coperto tutte e due le fenditure e quindi quando io interagisco non so se sto interagendo con l'elettrone che è uscito dalla fenditura superiore o quello che è uscito dalla fenditura inferiore. Ora, questo è un risultato fondamentale che si chiama principio di indeterminazione di Heisenberg, che è sempre spacciato come la cosa fondamentale della meccanica quantistica. Non c'è niente di fondamentale se non il fatto che il fotone, per esempio, è un'onda, ma anche una particella, e l'elettrone è una particella, ma è anche un'onda. Cioè l'aspetto dualità da corpuscolo è all'origine del principio di Heisenberg. Che dice il principio di Heisenberg? Che è impossibile realizzare un dispositivo il cui scopo sia di quello di determinare per quale foro passa l'elettrone, senza nel contempo perturbarlo a tal punto da distruggere la figura di interferenza. Anzi, addirittura matematicamente, l'incertezza nella posizione dell'elettrone, moltiplicata l'incertezza nel suo impulso, secondo questo principio deve essere sempre maggiore della costante di Planck. Questo è il risultato di Heisenberg. Va bene? Questa non ve la faccio vedere. Quindi il risultato fondamentale del principio di indeterminazione è che ogni operazione di misura disturba il sistema. Cioè il fatto che io voglia sapere, voglia sottoporre il mio sistema ad osservazione, perturba il sistema stesso. Nel mondo classico questa perturbazione può essere ridotta a piacere. Posso pensare che io perturbo la mia particella in un modo arbitrariamente piccolo. Se anche questo non accade, nel mondo classico io ho a che fare con leggi deterministiche. Posso sempre calcolare l'effetto che io produco sul mio elettrone e quindi sottrarlo dal risultato finale. Questo è sempre possibile a livello classico. E quindi da questo punto di vista classicamente io posso arrivare a misure con un livello di accuratezza arbitrario. Nel mondo quantistico questo è impossibile. Innanzitutto non posso fare la perturbazione arbitrariamente piccolo, almeno un fotone ce lo devo mettere. E poi la perturbazione non può essere corretta, cioè l'effetto del fotone nell'interazione con gli elettroni è imprevedibile. Quando fotone e elettrone si scontrano, il fotone può essere diffuso in tutte le direzioni. Quindi io non ho nessuna legge che mi consente di sottrarre l'effetto. Cioè nel mondo classico se voi perturbate il sistema, vi tenete la perturbazione, ma avete un sistema, un modo matematico per toglierlo. Nel mondo quantistico questo è impossibile. Ora, accanto al principio di indeterminazione impulso-posizione, ce n'è anche uno energia-tempo, che dice che se io ho un sistema fisico, l'incertezza sulla sua energia, sulla misura dell'energia, moltiplicata per la durata dell'esperimento con cui io misuro l'energia, è sempre maggiore della costante di Planck. La cosa, diciamo, la possiamo capirla intuitivamente in questo modo. Questa è una macchina che viene fotografata con un piccolo tempo di esposizione. Allora, quello che succede è che vedete esattamente che questa è una Porsche. Però non sapete dire, che potrebbe anche essere ferma. Non sapete dire la velocità. Che succede se io faccio grande tempo di esposizione? Ovviamente non capisco più che è una Porsche, però dalla strisciata so esattamente qual è la velocità. Quindi capite che tempo d'esposizione e velocità o forma della macchina sono quantità incompatibili fra loro, così come energia e tempo o posizione ed impulso per il principio di indeterminazione. Quindi diciamo, anche classicamente ci avete dei principi
di indeterminazione, sono connessi al fatto che ci sono variabili fisiche che non sono compatibili fra loro. Ora, se il fotone è una particella, nulla vieta di pensare che io possa attenuare l'intensità luminosa e fino ad arrivare ad avere un solo fotone. Quindi rifare per esempio l'interferometro di Michelson, dove non ci passano tanti fotoni, come avevo fatto nel caso, in quel caso lì ci passano tanti fotoni, adesso non so il numero, però insomma mettete 10 alla 14 fotoni al secondo, emette quel laser lì. Però insomma, se questa è una particella, se questi fotoni, se questo raggio di luce è fatto da tanti vagoncini, tutti messi in fila, io posso pensare di inventarmi un sistema dove attenuo progressivamente fino a che alla fine ne ottengo uno solo di fotone. E rifaccio l'esperimento del fotone, dell'esperimento di Michelson, facendo in modo che dal laser più l'attenuatore esista, passi solo un fotone. Allora, in quel caso che cosa succede? Che il fotone quando arriva al beam splitter o lo attraversa oppure ne viene riflesso. Quindi ci avrò o un fotone che viaggia in questa direzione o un fotone che viaggia in direzione perpendicolare. È evidente che non posso pensare che il fotone venga spezzato dal beam splitter. Perché? Perché se viene spezzato cambia colore. Supponete quello è un laser rosso, dal momento che l'energia del fotone è prodotta da costanti Planck per la frequenza, se io dimezzo l'energia, dimezzo anche la frequenza. Quindi quello entra rosso e diventerebbe infrarosso. Ma non succede così, continua a viaggiare sempre rosso. Quindi lui ha questo comportamento che o passa o viene riflesso. Ma non è che ho mezzo fotone da una parte e mezzo dall'altra. Quindi io posso fare, una volta che ho diciamo, una tecnologia che mi consente di avere solo un fotone che viaggia nel mio apparato sperimentale, faccio un altro tipo di esperimento usando un altro interferometro che si chiama Mach-Zehnder. È sempre la stessa cosa, è soltanto è riorganizzato. Qui avete la sorgente che emette un singolo fotone, qui c'è sempre il B-splitter, quindi un oggetto, uno specchio semiargentato che ha una probabilità 50% di farlo passare in questa direzione o 50% di rifletterlo in questa direzione. Qui ci metto uno specchio, qui ci metto uno specchio, questo lo tengo ben fissato al pavimento, questo invece lo faccio movibile, dopodiché qui rimetto un altro beam split. Allora, quello che succede, quello che devo immaginare è che, supponete che non ci sia il beam splitter in questa fase, allora se il fotone è passato da questo lato è evidente che sarà questo rivelatore che vedrà il fotone, se invece il fotone è passato da questo lato qua, il segnale verrà emesso da questo rivelatore. Adesso voi potete anche inventare un circuito elettrico che esiste, si chiama coincidenza, che vi viene in cui prendete il segnale elettrico dei due rivelatori e li mettete in coincidenza, cioè un circuito elettronico che vi dice se i due rivelatori entro un certo tempo hanno sparato il segnale, cioè se i due segnali sono stati emessi dai due rivelatori entro un certo tempo, che decidete voi, nello stesso momento. Allora, se fate questo esperimento, quello che scoprite è che questa coincidenza non ci sta mai. Non ci sta mai perché o spara questo o spara quest'altro. Mai insieme. Il che significa che il fotone non è che fa tutti e due insieme i percorsi. Ne fa o uno o l'altro. Che succede se metto il beam splitter, questo beam splitter qua? Quando questo inserisco questo beam splitter, quello che ottengo è ancora nei due rivelatori questo andamento di interferenza. E se c'è un'interferenza significa che lui sta interferendo con se stesso, quindi lui sta percorrendo entrambi i rami allo stesso momento. Quindi malgrado che io abbia descritto questo processo come una particella che attraversa o meno questo oggetto, io sono costretto a dire dal risultato di questo esperimento che in realtà il fotone quando arriva qua li percorre tutti e due i rami contemporaneamente, perché solo così posso poi avere questo andamento pulsante nel segnale elettrico dei due rivelatori. Questo è stato fatto, questo esperimento, nell'86. Ora, ma com'è possibile che lui faccia così, una cosa di questo genere? Sembrerebbe che lui
Insomma, se qui non c'è il B-splitter, o fa il ramo 1, o fa il ramo X o il ramo Y, se ci metto il B-splitter, lui li fa tutti e due contemporaneamente. Qui c'è una sorta di cospirazione. Lui, in qualche modo, quando arriva qua, è in grado di capire se qui ci avrà un B-splitter o meno. Questa sembrerebbe essere l'interpretazione naive della cosa. Lui, in qualche modo, prevede il suo futuro, perché sa se alla fine qui ci sarà un B-splitter. E quindi se c'è un B-splitter deve fare interferenza, fare tutti e due i rami contemporanei. Se non c'è il B-splitter, lui o fa il ramo X o fa il ramo Y. Allora, vabbè, possiamo fare in modo che questa... possiamo fregarlo, in qualche modo. Cioè, gli cambiamo le carte in tavola. Gli prepariamo un apparato che è fatto in un certo modo. Poi, quando lui ha passato in B-splitter, che è questo il punto cruciale che io immagino, cioè qui dove lui decide se deve fare o il tratto X o il tratto Y o farli tutti e due contemporaneamente, gli cambio le carte in tavola. Per esempio, posso fare un apparato, si fa, posso fare un apparato che una volta che lui è passato qua, questo qua, cioè parto da una configurazione di questo tipo, col B-splitter, quindi lui dovrebbe fare tutti e due i rami. Una volta che lui è passato da qua, se veramente è in grado di accorgersi come ha fatto il rivelatore, è niente, a un certo punto se è passato qua, sa che c'è un B-splitter e quindi deve fare tutti e due i rami. Io il B-splitter glielo levo però adesso. Se però glielo levo, lui adesso deve transire a fare uno solo dei due rami. Andate via? Andate a prendere una limonata? A una telefonata? Manca a scuola, fate così, a un certo punto alzate, ve ne andate e fate la telefonata. Cioè io mi potrei andare a fare una doccia secondo voi adesso. Ma che ci vengano a fare? Questo vuole, io mi chiedo, che ci vengano a fare? Perché io ho fatto scuola pure io. Se una cosa mi andava la fa, non la facevo. Basta, non ci vengo. Te simuli un mal di testa e te ne stai a casa. Va bene. Allora, quindi io mi posso fare questo sistema in cui gli preparo una configurazione, aspetto che lui passa in B-split e poi gli cambio le carte in tavola. Per esempio, parto con il B-splitter inserito, aspetto che lui passi e poi il B-splitter lo tolgo. Oppure parto senza B-splitter, aspetto che lui passi e glielo infilo. In quel caso lui deve fare interferenza. Però, insomma, visto che non c'era il B-splitter, lui è arrivato al B-splitter, visto che non c'era questo qua, arrivato a questo B-splitter superiore, potrebbe dire vado sul ramo X o vado sul ramo Y. Ora, questa cosa sperimentalmente si fa perché, come si fa? Il fotone è molto veloce. Quindi quello che io devo fare è gli devo far perdere tempo. Ci metto una fibra ottica, ci metto qualche chilometro di fibra ottica. Quindi una volta, perché il problema è che questo B-splitter io lo devo muovere con un motore e non c'ho un motore che in un nanosecondo muove lo specchio. Quindi me la prendo con calma, diciamo così, però gli faccio perdere tempo a lui. L'importante è che lui abbia passato questo esperimento, abbia passato questo punto, che è il punto cruciale. Qual è il risultato definitivo di questa cosa? Provate a immaginarlo. Lui non gliene frega niente. Cioè tu puoi truccare la condizione come gli pare. Tu parti con il B-splitter inserito, lui passa il primo B-splitter qua e poi glielo togli, quindi non può fare più interferenza. E non te la fa. Se invece parti senza un B-splitter, quindi lui dovrebbe fare uno dei due, e poi glielo metti in strada facendo, lui ti fa interferenza. Quindi lui non solo sa che troverai B-splitter, ma sa pure quello che tu stai andando a fare. Capito? Capisci che è un fotone che ragiona troppo. Questo è un risultato incredibile. Cioè lui fa sempre la scelta giusta, anche se cambio le carte in tavola. Non lo freghi. Capite che questo è un aspetto estremamente paradossale, perché porta alla radice della domanda che cos'è la realtà. Perché l'osservatore addirittura sembra che non riesce... Cioè, qualunque cosa faccia l'osservatore, lui si adegua a questo comportamento. Addirittura potreste fare un esperimento ancora più complicato, sempre proposto da Wheeler. Potreste osservare la luce che viene emessa da un quasar. Il quasar è un oggetto che sta, che ne so, a 10 miliardi di anni luce, da qua. No? Immaginate, avete questo quasar, fra il quasar e noi c'è una galassia.
la galassia piega lo spazio-tempo, quello che accade c'è un effetto che si chiama lensing gravitazionale, cioè la luce emessa dal quasar viene in qualche modo replicata in tante immagini e riunita in questa posizione. Allora qui ovviamente questa luce è stata messa 10 miliardi di anni fa, noi dobbiamo decidere di fare questo esperimento, domani mattina qui possiamo decidere di mettere il B-splitter o meno. Allora, quello che succede è che non importa, lui è partito 10 miliardi di anni fa, io non c'ero, quindi come fa a sapere quello che io farò fra 10 miliardi di anni? Però sembra che in qualche modo tu vada a cambiare il passato, se metti lo specchio lui percorre tutti e due i rami, se lo specchio non lo metti in B-splitter lui ne fa uno solo per volta, però questo significa che tu agisci adesso e cambi il passato di 10 miliardi di anni fa. Questo è il risultato di questo. Questo vi sta dicendo, questo esperimento non l'abbiamo fatto, però quell'altro l'abbiamo fatto. Capite che è abbastanza strano come comportamento, e questo porta a pensare che tutto il fondamento della meccanica quantistica vada ripensato. In realtà l'argomento che pesa di più è quello che si chiama il principio di sovrapposizione. Quando ho detto che quando ho le due fenditure aperte io devo prendere la funzione d'onda che descrive il passaggio per una fenditura più la funzione d'onda per il passaggio della seconda fenditura, sommarla e farla in modo quadrato. Questo è il principio di sovrapposizione. E questo è l'argomento su cui la gente discute. Sembra che questo è il punto nodale che dà fastidio. Dava talmente fastidio che Schrödinger, che è stato uno dei fondatori della meccanica quantistica, si era inventato questa storia del gatto di Schrödinger. Questa è una semplificazione macroscopica, ideale, del fatto che questo principio di sovrapposizione sembra avere qualche lato debole. L'apparato è fatto in questo modo, c'è una scatola assolutamente sigillata, c'è un gatto dentro, c'è una sorgente radioattiva, la sorgente radioattiva emette casualmente un atomo, una radiazione, alfa, beta, gamma, quello che sia, non è importante. Questo innesca un meccanismo che mette in azione un martello e il martello rompe una fialetta che contiene cianuro. Va bene? Cosa complicata, ma insomma, è facile da pensare. Allora, che succede se io decido che parto col mio esperimento e dopo un'ora apro uno sportello per vedere come sta il gatto? Ovviamente il mio nucleo lo organizzo in modo tale che lui ci abbia una vita media di un'ora. Lo scelgo in questo modo. Allora, dopo un'ora che è successo? Apro e vedo che il gatto magari è vivo o il gatto è morto. E il problema è che sembra che se devo applicare il principio di sovrapposizione, quello che succede è che fin tanto che io non apro lo sportello per guardare, lui vive in questo stato che è gatto vivo più gatto morto, una sovrapposizione come le due fenditure, no? Dopodiché sono io, in qualche modo, che aprendo lo sportello, faccio precipitare lo stato del gatto o nella condizione gatto morto o nella condizione gatto vivo. E questa è la cosa che dà fastidio. Cioè la realtà, prima che io apro lo sportello, non esiste. È tutto possibile. Poi io apro lo sportello e lui precipita istantaneamente su gatto vivo o su gatto morto. Quindi sono io che determino la realtà. Ma prima che io apra lo sportello c'è una sorta di potenzialità, ma non di realtà vera. Le situazioni, addirittura in contraddizione fra loro, come gatto vivo e gatto morto, coesistono contemporaneamente. Io intervengo, io, osservatore, apro lo sportello e guardo. Se lui è vivo, l'ho fatto precipitare in questo stato. Se lui è morto, l'ho fatto precipitare in quest'altro stato. Dopodiché uno dice, vabbè, chi è che determina questo crollo della funzione, collasso della funzione d'onda si chiama? Allora, questi due signori pensavano che fosse la coscienza dell'osservatore, perché sembra che tutto dipenda dall'osservatore, cioè l'osservatore determina la realtà. La realtà prima dell'osservazione non esiste, esiste nel momento che io l'ho osservata. Allora loro proponevano il caso di metterci un amico, che si chiama amico di Wigner, che in realtà guarda dentro la scatola mentre voi non guardate, e chiedere poi all'amico di Wigner quando è morto il gatto o se il gatto è sopravvissuto. Capite che avete soltanto spostato l'argomento, ma in questo caso sarà l'amico di Wigner
che farà crollare la funzione d'onda, o su gatto vivo o su gatto morto. Va bene? Però insomma, se c'entra la coscienza, che è una cosa molto personale, perché allora tutti gli osservatori, perché, cioè, capite che la coscienza è un aspetto talmente personale che farebbe sì che la fisica dipende dalla coscienza. E arrivato a quel punto, perché invece tutti siamo d'accordo quando facciamo una misura? Che invece coscienze diverse ottengono lo stesso risultato. È strano da pensare. Ora, una soluzione a questa venne proposta da questo signore, che era uno studente, nella sua tesi di dottorato, e si chiama interpretazione a molti mondi. Cioè lui dice che, torniamo al gatto di Schrödinger, nel momento che io apro lo sportello e vedo il gatto che è vivo, contemporaneamente c'è una copia di me stesso in un altro universo che ha aperto lo sportello e l'ha trovato morto. Cioè, per risolvere questo problema del collasso, che è l'aspetto che dà fastidio, lui dice non c'è collasso, cioè, tutte le alternative vengono realizzate, soltanto che nell'universo, in un altro universo. Allora, quello che accade è che innanzitutto ci stanno tante copie di te che vai a aprire lo sportello, già questo è una cosa. Poi ti devi inventare un sistema complicato, cioè questo è un tentativo di far ritornare il determinismo nella meccanica quantistica, in qualche modo, perché arrivato a quel punto tutte le alternative sono realizzate, quindi c'ho di nuovo un mondo deterministico, l'unica cosa è che questo mondo si separa in tante possibilità, tante quante sono le possibilità reali a disposizione. Quindi c'è una sorta di diramazione della funzione d'onda con una struttura d'albero che progressivamente diventa via via più complicata. Se immaginate quante decisioni siano state prese dalla nascita dell'uomo fino adesso, capite che adesso il numero di universi è infinito, ma è infinito alla infinito, va bene? Poi ovviamente ti devi inventare un meccanismo per cui all'universo accanto non glielo devi far sapere quello che sta succedendo. Quindi capite che è una cosa un po' complicata. Ora, malgrado Bell, che è stato un altro dei grandi padri fondatori della meccanica quantistica, diceva che qualora questa teoria fosse presa sul serio, sarebbe difficile prendere sul serio qualsiasi altra cosa. Però la cosa interessante è che da un sondaggio che è stato fatto di chi si interessa di fondamenti di meccanica quantistica, al 63% questa è interpretazione favorita. Cioè ci credono. Bene? C'è un filosofo inglese che addirittura si è inventato un sistema per fare in modo che questo albero che progressivamente si ramifica di universi in qualche modo ci abbia una sorta di legge di minimizzazione e non diventi troppo grosso il numero di universi. Va bene? Attenzione che questa stessa idea, un po' modificata, va anche in cosmologia. Cioè noi viviamo in un universo, ma ne esistono infiniti altri di universi. Ora, concludo questa cosa. Che ora abbiamo fatto? È mezzogiorno? 20 a mezzogiorno? Allora, concludo con questa cosa che faccio sempre, perché soprattutto che vado scientifico, non ho mai capito perché, avendo io fatto lo scientifico, avessi perso tanto tempo a filosofia a studiare filosofi assolutamente stupidi, tipo Bergson. Sì, quando gli dici queste cose impazziscono sempre. Oppure, mi dispiace dirlo, Heidegger, quando c'era un programma di filosofia fisica congiunto che era interessantissimo, che è il dibattito Bohr-Einstein. La domanda che cos'è la realtà, ovviamente, cioè, è da Platone che ci si ragiona su questa domanda, nessuno ha mai trovato una soluzione. Capite che la meccanica quantistica vi sta dicendo che la realtà non esiste. Quindi sarebbe un ottimo argomento interdisciplinare da studiare, no? Vedere come l'affronta. Come l'affronta la letteratura? C'è una teoria letteraria che dice la stessa cosa. La realtà non è un dato di fatto, ma è qualcosa che nasce con lo scrittore che scrive. Va bene? Questo sembra essere la stessa cosa. La realtà nasce nel momento che l'osservatore osserva. Però il problema è che fino a che non siamo arrivati noi, che faceva l'universo? Non c'era realtà nell'universo, tutte le possibili alternative erano contemporaneamente accessibili. Allora, capite che questi discorsi, questo è Bohr e questo è Einstein. Allora, all'inizio, diciamo, da metà degli anni 20 e per tutti gli anni 30, diciamo così, fino al 35 essenzialmente, poi dopo
c'è la guerra, Einstein scappa, va a Princeton, lui purtroppo sta in Danimarca e viene invaso dai nazisti, quindi insomma cambia lo scenario. Però questa è una famosa conferenza del 1927, sui fondamenti della meccanica quantistica, organizzata a Bruxelles da una si chiama conferenza Solvay. L'aspetto interessante di questa foto sono due. Il primo, che la conferenza veniva organizzata da Solvay, l'industriale della soda. Pensate se Marchionne adesso potrebbe inventarsi, organizzare una conferenza sui fondamenti della meccanica quantistica. Quindi, per dire che esistevano anche imprenditori illuminati. In questa foto ci sono in tutto, non so, una trentina di persone, ci sono 19 premi Nobel. Anzi, la signora, che è Marie Curie, ne ha vinti due. Oddio, quello in chimica cancella quello in fisica, secondo me, però va bene. Però ne ha vinti due. Però, insomma, c'è Einstein, ci sta Max Planck, c'è gente che a quel tempo ancora non l'aveva vinta, tipo questo sopra qua che è Wolfgang Pauli. Poi non mi ricordo, la devo vedere più da vicino, c'è Dirac forse. Insomma, un po' di gente ancora non ha vinto il nome, però avrebbe Dirac, eccolo qua, l'avrebbe vinto a poco. Però insomma, 19 fra premi Nobel. Adesso c'è la foto di gruppo alle conferenze, trovate 1000 persone e non c'è manco un premio Nobel, capito? Per capire come i tempi siano cambiati. Va bene. Allora, Bohr è il campione di quella che si chiama l'interpretazione di Copenaghen, che è quella che piace, riscuote il maggior successo fra chi usa la meccanica quantistica come me per fare calcoli di fisica delle particelle elementari. Va bene? Allora, perché si chiama interpretazione di Copenaghen? Perché è stata fatta da Bohr, che viveva, lavorava a Copenaghen. Allora, prima della misura, la particella non possiede una posizione definita. Immaginate sempre lo schema delle due fenditure. Tutto ciò che possiamo sperare di conoscere è la probabilità che essa si trovi in un certo punto. In questo senso è un'onda di probabilità. Non so dove sta l'elettrone, potrebbe stare sulla Luna. Però prima che faccio la misura non lo so. Nel momento che l'ho misurato sta lì. Bene? L'ho determinato io che è finito lì. La sua funzione d'onda è collassata nel punto dove lo trovo. La particella ha una posizione definita soltanto nel momento in cui la osserviamo. Prima e dopo essa ha solo posizioni potenziali, cioè la realtà non esiste. È soltanto una somma di potenzialità. Vengono determinate esclusivamente dal fatto che io l'ho misurata. E quindi è l'atto di misura che partecipa profondamente alla creazione della realtà osservata. Ci vuole l'osservatore per fare la realtà. Prima dell'osservatore, prima di me che leggo il libro, che leggo Delitto e Castigo, non esiste la realtà. La realtà esiste nel momento che tu compri il libro e lo apri e cominci a leggerlo. Quella è la realtà. Einstein invece è campione contrario. Pur essendo stato tra i fondatori, lui insomma è sempre resistito alla meccanica quantistica. Essenzialmente lui gli dava fastidio questa storia dei salti quantici, cioè di questo collasso della funzione d'onda, perché al suo giudizio violano quello che si chiama il principio di località. Il principio di località è un principio che vi dice che nulla può influenzare qualcos'altro se non dopo un tempo trascorso, che è il tempo che ci mette la luce per fare la distanza che separa i due oggetti. Cioè, se il Sole esplode adesso, noi non è che adesso spariamo fra 8 minuti, perché la luce del Sole ci mette 8 minuti per arrivare sulla Terra. Quindi è evidente che se quello sparisce adesso, io l'effetto lo vedo fra 8 minuti. Siccome questo è un effetto che è portato dalla luce, che va alla massima velocità possibile, qualunque altro effetto deve essere più lento della luce. Quindi quello che dava fastidio a lui è questo: se tu mi dici che l'elettrone può stare dappertutto, anche ai confini dell'universo, ma poi io lo misuro dentro Daphne, qua, io in un tempo zero ho attraversato una distanza enorme. Questo non è, quindi devo ammettere che lo sto facendo a velocità infinita. E per quello che ha fatto una teoria che diceva che la velocità della luce era un limite invalicabile, capite che non era accettabile la meccanica quantistica. In più questa cosa sembrerebbe far pensare a una sorta di azione a distanza.
che è quella che metteva anche Newton, per cui io faccio la misura dell'elettrone, se la funzione d'onda dell'elettrone stava sulla Luna, come fa lui a capire che io ho fatto la misura qua e quindi a precipitarsi qua in un tempo zero? E quindi questa cosa a lui gli dava fastidio. Lui in realtà diceva che ogni volta che cerchiamo di stabilire dove si trova la particella, la troviamo sempre in una posizione definita. Quando andate con le emulsioni fotografiche, l'elettrone colpisce sempre un punto, non è che ne colpisce chissà quanti, sempre uno. Quindi perché non pensare che l'attimo, un nanosecondo prima, l'elettrone sia lì vicino? No? Perché dire che sta, per esempio, sulla Luna? Quindi la sua idea è che questa idea della funzione d'onda in realtà era qualcosa di ancora poco definito e che in futuro sarebbe stata sicuramente sormontata, superata da un altro concetto. Lui dice: credete veramente che la Luna non si trovi lassù se nessuno la guarda? Perché questo sembrerebbe essere l'idea. Se poi questa idea del collasso della funzione d'onda l'ha applicata alla Luna in un oggetto macroscopico, poi potreste dire che fin tanto che non la guardate lei può stare pure su Andromeda. Poi nel momento che voi osservate, lei sta là. Ecco perché è la traduzione di questa difficoltà che ci aveva lui. Ora, in realtà loro dibattevano molto su queste conferenze Solvay venivano ogni 3 anni tipicamente, e quindi ogni 3 anni lui, per esempio, presentava un esperimento ideale e Bohr glielo smontava. Una volta addirittura Bohr gli ha smontato un esperimento ideale che lui aveva messo in su, dove gli dimostrò Bohr che lui si era dimenticato della relatività, cioè di quello che aveva fatto lui, capito? Comunque, l'idea di Einstein è che, cioè la cosa che dà fastidio a Einstein è che la meccanica quantistica rinuncia a quello che è sempre stato lo scopo della scienza, la descrizione completa del mondo reale supposto esistere indipendentemente dal fatto che è presente qualcuno che lo osserva. Questo ha comportato l'elaborazione di nuovi concetti per corrispondere con quella realtà, e così idee scientifiche quali forza, energia e impulso sono emerse nel corso di decenni di dibattito. Se uno va a fare un po' di storia della fisica, scopre che per arrivare a definire il concetto di energia c'è grandissimo, forse nell'Ottocento si arriva al concetto vero e proprio, ok? E sempre perché si partiva dal presupposto che esiste la realtà e esiste l'osservatore, ma non è che la realtà è creata dall'osservatore. Secondo Bohr questa tradizione deve essere completamente abbandonata, cioè dobbiamo rinunciare a ragionare nel modo cui si ragiona con la fisica classica. Ora, il punto di vista attuale è che l'universo quantistico implica una revisione radicale della nostra concezione del mondo fisico, revisione che finora non è stata raggiunta. Cioè stiamo ancora molto lontani da aver capito che cosa è la meccanica quantistica, però la usiamo tranquillamente per fare calcoli. Zitto e calcola. Questa è la posizione. Va bene, vi lascio con un po' di bibliografia, se vi interessa. E nell'ordine. I libri sono un po' vecchiotti, però insomma vanno bene. Questo libro qua è un libro che essenzialmente predilige l'approccio a molti mondi, quindi se volete, se vi piace questa storia che esistono infinite copie di voi stesse che vivete in universi diversi e vi è successo qualcosa di particolare, per esempio stamattina ci avete avuto il mal di testa, non vi siete alzati, oggi non siete venuti, c'è un universo dove questo succede, è successo, va bene? Questo qua invece è molto bello, è un approccio storico, nel senso che vi racconta la storia dell'evoluzione dei concetti. Va bene? Ho finito anche con 10 minuti di anticipo. Prego, prego notare. Addio.